Quelli che avete sentito sono gli ultimi colpi di piccone con cui lo Stato italiano ha condannato per l'ennesima volta una semplice famiglia dell'isola di Ischia all'abbattimento della propria unica casa di necessità. E siamo proprio in via Montagna, alle spalle il terreno dove sorgeva la casa di Vincenzo Di Meglio, una casa umile, piccola, nella quale vivevano lui con la moglie e i due figli. È rimasto all'impiedi solo un pilastro del cancello principale a perenne memoria dell'abitazione di Vincenzo Di Meglio, che assieme alla sua giovane moglie e due piccoli figli si sono visti sgretolare dalle disumane ruspe di Stato la loro casa e con esso i sogni di una vita. Sì, i sogni di una vita, perché tra le quattro mura di quell'abitazione la famiglia Di Meglio si sentiva al sicuro, protetta e invogliata a progettare il proprio futuro. Quattro mura che conservavano al loro interno gioie, dolori, preoccupazioni e speranze di una vita vissuta con semplicità e onestà, sentimenti e brandelli di esistenza disumanamente spazzati via in poche ore. Assurdo, stringe davvero il cuore in una morsa di rabbia e di dolore vedere accantonati nel cortile della casa i giochi con cui sino all'altro giorno i figlioletti di Vincenzo giocavano e si divertivano spensierati e ignari di quanto potesse essere inumana la nostra società che da un giorno all'altro li ha privati di quel diritto alla casa costituzionalmente riconosciuto almeno sulla carta. La culla dell'ultimo arrivato, le biciclette e un piccolo scivolo di plastica ricordano mestamente la presenza dei piccoli Antonio e Domenico che qui non potranno più vivere altri momenti di felicità e di spensieratezza. I mobili e le cassettiere semplici e senza orpelli danno il senso dell'umiltà di questa famigliola segnata per sempre dall'abbattimento della propria casa che tanti sacrifici è costata a Vincenzo e ai suoi genitori, come ci ha raccontato mamma Caterina. Noi veramente avevamo fatto un grezzo, che l'errore che abbiamo fatto noi non l'abbiamo condonato quando l'abbiamo fatto. Come si dice, che gli errori dei genitori la pagano i figli. Giusto? Quando l'avete costruito questo grezzo? 94, no, 93, 94, non mi ricordo precisamente. Purtroppo Vincenzo ha ereditato, l'ha voluto lui questa casa. L'errore di mio figlio ha voluto essere troppo corretto, e questo è. Mi auguro solo che chi è responsabile di tutto questo la pagano loro personalmente, non i figli, come sta pagando mio figlio, e i figli di mio figlio, ma come sta lui, stanno tanti poveri disgraziati, e chi paga? Sempre i poveri. E chi se vuol quando hanno a pava? Quando? Ditemelo voi. I grossi speculatori. Gli albergatori, gli alberghi non si buttano a terra, assolutamente no. Tutte le nostre autorità che non tenono una casa, non credete. Loro non corrono un rischio che seppure gli abbattono una casa il figlio se ne va fuori. Assolutamente no. I nostri sì, purtroppo solo una ce ne possiamo dare. Eppure piccola in modo, come va già dice, che va bene per loro. Nel mentre intervistavamo la mamma di Vincenzo, casualità ha voluto che i rappresentanti della procura venissero a controllare come di protocollo l'attuale stato dei luoghi, a verificare se Vincenzo avesse abbattuto o meno la casa che i coniugi Di Meglio hanno demolito in economia grazie all'aiuto volontario degli amici. Ingegner, spero che non vi vedo più. Anche io. Ok? Questa è stata la frase che la signora Caterina ha urlato con la voce strozzata in gola dall'emozione a uno dei burocrati di Stato presenti. Uno Stato, quello italiano, che continua ad umiliare e mortificare i cittadini semplici e senza santi in paradiso e che per le inadempienze delle sue stesse istituzioni, non garantendo concretamente a tutti il diritto alla casa e non dotando i territori dei necessari piani urbanistici, ha di fatto costretto la gente a costruirsi un tetto abusivamente, ingassando tra l'altro ben volentieri i soldi del condono, dell'ICI e di balzelli vari. Che vergogna, uno Stato che continua a divertirsi a fare il forte coi deboli e il debole coi forti. Poi mamma Caterina in lacrime ha dato sfogo a tutta la sua rabbia. I grandi, non i piccoli però, non i figli, perché chi sia un errore che abbiamo fatto io e mio marito tanti anni fa, e chi sta pagando è lui. E mio pari usta ha ereditato i nostri problemi. Mio pari usta che è. E non è. No, no, assolutamente. Un domani, io mi auguro solo che i piccoli come i suoi figli, non vedranno lo scempio che hanno fatto a suo padre.
questo. E come lui ce ne sono tanti. Siete rammaricata per il fatto che i grossi volponi speculatori non vanno mai a terra? No, assolutamente, ma quelli non andranno mai purtroppo. Noi non contiamo niente, noi siamo piccole mosche, capite, che vengono schiacciate. L'ultima possibilità di difenderci. Non abbiamo soldi, non abbiamo niente, abbiamo la casa. Ma per gli abbattimenti delle prime case di necessità ci sono responsabilità politiche vergognose a livello locale, regionale e nazionale. La cosa più triste è quella che chi a livello governativo avrebbe dovuto risolvere il problema ha solo strumentalizzato questo dramma che in Campania colpisce migliaia e migliaia di semplici famiglie lavoratrici. Abbiate fiducia in noi, l'unica speranza è quella di arrivare al governo regionale, poi il governo regionale si assumerà la responsabilità di non demolire un pilastro soltanto di questi edifici. Queste famose parole pronunciate anche altrove nell'ultima campagna elettorale regionale che vi possiamo mostrare grazie al servizio giornalistico realizzato dai colleghi di Report Web TV sono state proferite dall'onorevole ministra Mara Carfagna a Sant'Antonio Abate alla presenza di tantissimi cittadini che hanno veramente creduto che se Stefano Caldoro avesse vinto le elezioni in Campania non ci sarebbero stati più abbattimenti di casa. Ebbene, a distanza di 2 anni da quell'inganno elettorale, le case della povera gente continuano ad andare giù, mentre loro signori ministri e parlamentari di maggioranza e di opposizione continuano a vivere un'esistenza sempre più agiata che possono consentirsi grazie anche alle tasse e ai condoni fatte pagare ai loro sudditi. Che vergogna! Vorremmo tanto augurarci stamattina di aver documentato l'ultimo abbattimento di una casa di necessità, ma purtroppo se non cambia la legge, sull'isola d'Ischia e in Campania si vivrà un inverno di terrore e tantissime saranno le case che andranno giù.